The End Is Nigh è un gioco platform uscito nel 2017 e sviluppato dal buon Edmund Macmillan. E io ho provato a giocarlo dall'inizio alla fine in una sola diretta. Diciamo solo che non è stata una buona idea. Andiamo amici, proviamo per la prima volta questo The End Is Nigh. E siccome siamo alternativi, inizieremo il terzo file, giusto per dar fastidio a qualcuno di perfettino. Ash Dies Alone. Here we have The End Is Nigh. It's a classic old school platforming game. And... Ah, devo giocare io, ok. Ma non era così la grafica del gioco che ho visto io? Oh shit. Oh no. No, oh fuck. Oh fuck. Oh no, it's still not working. Oh fuck. Fuck, what am I gonna do? Fuck! Ben arrivati a tutti, amici. Ah, c'è stato un apocalisse. Ok. Ah, è rimasto solo lui. Ho capito. Era il suo gioco preferito con lui stesso protagonista, tipo una roba meta. Io sono questo sgorbietto, quindi, a quanto pare. Non c'è il salto a parete, va bene. Sembra il mio che spara a diagonale in Isaac. È vero, ma probabilmente è quello, perché alla fine... Allora, se tappo, salto poco. Se tengo premuto, salto tanto, chiaro. Alla fine tutti i giochi di Macmillan sono simili. E sono più o meno nello stesso universo. Ah, vedete... vedete in alto a sinistra? Quelle lì sono le cose che devo prendere per tipo, credo, completare al 100% l'area, la sezione. Interessante, interessante. Ah, e a quanto pare sono tumori. Va bene. When I used to hang off a wall, I'd pull out from it and then I'd do a jump and I got like super far. Quindi, praticamente, quando mi sto arrampicando, se vado nella parte opposta, posso saltare lontano. Lo finisco entro oggi, secondo me? Ma magari sì, eh. Io posso andare anche di qua? No, che figata! Ok, si può anche tornare indietro nei posti dove si era prima. E così. Merda. Ok, almeno ho preso il tumore. Voglio andare là sopra, ragazzi. Forse è l'ultima cosa che faccio. A posto. Vediamo cosa c'è qua sopra ora. Che è un mega tumore, quella roba là sopra. E secondo me è un mega tumore. Ma no, io scherzavo. Next. Per ora è molto interattivo e molto anche intuitivo. Il mega tumore è caduto dopo. Vai. Vai. Ah, scende giù il coso. Wait, what? Qua c'è una roba segreta. Ah, il tumore. A posto. Lì serve una chiave? Oddio Cristo. Ci sono anche i tumori nascosti. Quelli che non ti aspetti. Quelli proprio i maligni, capito? Vero bannato. No! Nix 2369 ha riscattato Instastory. Oddio, è vero che avevo ancora quel riscatto lì. Dopo veramente tanto tempo che nessuno lo faceva, il buon Nix ha riscattato una Instastory. Posso anche girare la fotocamera su Instagram ora, ma che figata. Something is about to happen. Something beautiful. Abbiamo superato l'area? Quindi qua mi collego... Ah, è un fast travel, ok, ok, ok. Oddio, solo uno dei tanti mega tumori ho preso. Mi sa che le crocette... No, non si vedono perché sono dietro di voi. Ma le crocette sono tutti mega tumori. Eccolo un mega tumore. No! Rinuncerò a prendere questo tumore. Il mio obiettivo è finire il gioco, non prendere tumori. Cos'è quel coso? Would you like to see your fate? This ride requires 50 lifetimes of suffering to enter. Ah, devo arrivare qua con 50 tumori, mi sa. Cacchio, ora mi ha messo curiosità, però. Ed è letteralmente Steven, avete ragione. Vai, prendilo! Il terzo, e dopo il quarto lo faccio alto. Nice. Ok. Boy. Forse devo saltare da abbastanza in alto per rompere queste robe qua sotto. Vedete che il pavimento è palesemente rompibile? E siamo già, ragazzi, a abbastanza cose per il segreto. The future? Sti cosini sono molto inquietanti che mi guardano, devo essere sincero. Qui non è facile. Sai che lo noto, lo stavo notando. Ed ecco, amici, dove sclererò. La molla cade e devo prenderla in tempo, se no non ce la faccio. Esattamente così! Nice! Qua, da quello che vedo, sblocco tipo un'altra cartuccia. Quindi non è una cosa che mi fa andare avanti col gioco. Quindi con un po' di pazienza e più che pazienza anche sangue freddo. No! No! Easy. Oh, overflow. Ottimo, nuova area. Andiamo nel mondo acquatico. In quelli che piacciono tutti quanti, ovviamente.
Devo prendere il tumore. Via. Ah. Porca miseria. Ok. Secondo me comunque stiamo procedendo a un buon pace, come si dice. Fambrodo quel tumorino, che me ne frega mai dei tumorini. Anche perché ora siamo a 69. Il nostro obiettivo è non prendere più nessun altro tumore. Potrei provare ad andare a ritmo e saltarli tipo una roba del genere. 1, 2, 3. That water is polluted. Quest'acqua è contaminata, inquinata. Ah, perché il resto non lo era? Oh, le acque. Le acque a timer. Immaginavo che qua ci fosse un mega tumore qua. Secondo me me la sto veramente cavando. Cioè, non so voi, ma... andiamo oltre. Oppa la la. Che verso da vecchio che ho fatto. Ho detto oppa la la, ragazzi. Ma dove siamo finiti? The Split, un altro mondo? Vabbè, ma che facile, ragazzi. Siamo già al quarto di... cioè, se la mappa non si espande, sono 4 di 6 mondi. My map, 24% completa. Ma intende 24% anche con tutti i tumori da prendere, vero? Wall of Sorrow. Non mi ispira per niente Wall of Sorrow. E sotto invece The Hollows. Bam. Wow, che figata. Nice, ho detto che ce l'avevo, ragazzi. Vai. Woo! Ma non si può fare il salto sul muro, purtroppo. Woo! Però si può fare questa cosa fighissima. Easy. E ora spacca tutto. Let's go. Plus one tumor. Siamo a 100 tumori, amici. Su. E questi cosi. No, c'è anche qua l'acqua inquinata. Non mi sta bene l'acqua inquinata. Madonna, che complicato che si sta facendo. Ora. A posto. Vai. No. Da quello che ho capito, dalla poca lore che per ora ha avuto sto gioco, sono tipo l'unica cosa che è vivente in un mondo completamente morto. Ma può essere difficile. Meno male. Siamo nel Golgota. È tipo... no, ragazzi, fa il suono di catenaccio di Super Mario Bros. Quindi qua l'acqua mi uccide sempre. Non è più inquinata. È semplicemente lava infernale. Va bene. Ok, forse ho capito. Devo fare una roba del genere. Attirarli verso l'alto e dopo passargli sotto. Fighissimo. Cosa c'è qua sopra? Un mega tumore? Indeed. Che bastardo. Che bastardo il gioco. No, 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 no. No, no, anche tornare indietro. Primo tentativo, ora. Oh. Sì, in The Hall of the Mountain King, proprio lei. Ok, ok, ok. Più facile di quanto pensassi. Oh, wow. Wow, è tipo una survival room con tre Dark Esau. La morte e devastazione ovviamente di Edmund ci mancherebbe. No, ma perché ho saltato? Concentrato, Michele, ce la puoi fare, su via. Guarda tutti verso il basso, ottimo. Tutti verso l'alto, fantastico. Con calma. No, mai più. Ok, fermi un attimo. Se lievito vinto, se lievito vinto, se lievito vinto. Verso il basso. Yes. Ok, non è finita. È particolarmente economico rispetto a tante altre parti d'Italia. Oh mio Dio, meno male. Ah, mai più quella zona, mai più, mai più. Ora questo lo prendo al volo. Sì. Oh, ci godo tantissimo. No. Vaffanbrodo. Vai, vai, vai. Più veloce che sai. Nice. Che cacchio è sto coso qua sopra? Ho trovato il corpo. Quindi il Golgot è l'ultima area. Ho trovato il corpo, quindi ora dovrei andare qua sopra e trovare la testa.
Ho capito, capito. Ho trovato il corpo per fare l'amico. Che bella canzone questa. Bello. Piacciono un sacco le musiche di questo gioco che riprendono ovviamente le musiche classiche. Io faccio le scoregge con le ascelle. Tanta roba, hai. Come cacchio faccio arrivare fin là? Ah, così. Ci vuole una classe per fare la sigla con di Interstellar Crash. No. Ok. Meno male che ormai mi so adeguare ai salti qua su questo gioco, merda. Vai ora. Sì, no, più. Nice. Praticamente se contrai. C'è una piccola cornacchia. Vai. Ok. No, la cornacchia. Cosa c'è qua? Ok. Un semplice megatumore. Uno dei più semplici, devo dire, da prendere. In realtà, il gioco fa sì che sia difficile. Semplicemente perché dopo devi muoverti di più a fare tutto ciò. Ma il demone è un mostro, ragazzi. Forse in realtà dopo qua si potrà andare anche sulla destra. Probabilmente sì. Quindi muoviamoci perché qua sono 20 fottute stanze. Posso rimbalzare sulle palle di cannone? La risposta è sì. Non mi frega niente dei segreti, di niente altro. Noi si prosegue per le nostre stanzette. Mamma mia. Meno male. Next. Ah, lì è per un megatumore. Ah, c'è tipo un mini boss. Che carino. Posto. Megatumori. Ora. Easy. No, bastardo. Ma guarda che mi ruba di nuovo. No. Lurido. Su, giù, su. Ok. No, questa è una stanza extra. Non voglio, non mi frega niente la stanza extra. Concentrato, Michele, concentrato. Mancano solo 4 stanze. Dai, ragazzi, questa stanza è una cagata. Lo conoscete, vero, Jump King? Very nice. Divertente questo. Ci siamo? Eccolo! Abbiamo anche la testa, ragazzi! Dobbiamo andare qua? La freccia dice che dobbiamo andare qua. No, c'è tutta una terza parte. Adesso siamo, vedi, al 5% del gioco. Questa musichetta mi ricorda i Little Einsteins. Chi si guardava i Little Einstein da piccolo? Easy. No. Difficile, questa. Così. Quasi. Nice. Siamo già alla 9. È un altro cannone che mi spara a vista, ma che cacchio è. Meno male che queste aree sono velocissime da fare. Se non ti frega dei segreti. Terribile sta cosa. Nice. The Machine? È l'ultima area. Dobbiamo prendere il cuore. È l'ultima area. Sono 20 stanze. Modalità altro istinto attivata. Ci sta, mi piace. Contiamole insieme l'area rimanente. Ora siamo alla 2. Dai, zio, ti prego. 3. Fortuna che demone, ragazzi, ha il senso del tempismo. 4. 5. Vabbè, questa sinceramente è una stronzata. 6. Sotto i connoni è rompibile. Non lo so se sotto i connoni è rompibile. Io voglio un attimo assicurarmi questa chiave. Ah, prima c'era una stanza con la chiave. Sì, mi sa che devo tornare veramente indietro. Spero di non star sbagliando tutto quello che sto facendo. Però la chiave mi sa che era proprio questa. E infatti, 7. 7, ragazzi, 7. No, perché? Ma perché sono un idiota? Mi sono agganciato sul gancetto. Guarda, se morivo lì, giuro che mi arrabbiavo, 8, ragazzi. Barry Pox. 9. Ok. Troppo. No. Nice. Come di nuovo la 6. E ora sono la 10. 10, ragazzi. Questa è la 11. Ok. Vai. Vai dove? Ah, qua c'è la 12, di là cosa sarebbe? La 13. Ok, per cui serve la chiave. Quindi devo prima andare dalla 12, dopo passare per la 13. Mancava il cannone che mi mirasse, no? Mannaggia. Deve essere tanto rilassante come cosa. Ok, cubo. Pronti? 15? Ho schippato da 13 a 15, ragazzi. Ci sarà la 14 a qualche altra parte. Piano. Ok. 16.
17. Sono comunque cose da stanze nelle quali dovremo tornare. Infatti ora c'è, sarà la 18 con la seconda chiave. Ok, a posto. Isaac è in assoluto il gioco più facile di Edmund. Sono d'accordo, ma più che altro Isaac è facile perché spesso e volentieri hai tu la padronanza sulla partita. Qua invece c'è tantissimo, porca di quella pupù, trial and error. Dai, concentrato. Concentrato, ora ce la faccio. Su, via. No, se saltavo lì avevo vinto. No, 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 no. Chiave, chiave, chiave mia. Oh mio Dio, per quanto ho rischiato di morire. Leo, grazie di cuore del raid. Mi serviva proprio il tuo supporto. Ben arrivati allo sclero più totale. Questa è la stanza numero 19. Fa molto piacere che siate qua. E grazie mille a Leo del pensierino gentilissimo del raidino. Ragazzi, 20. Ah, porca miseria. Dai, piglia, piglia e porta a casa. Con calma. Vai, 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 vai. Ragazzi, 21. Perché 21? Oh shit, piano, piano, piano. Perché non finisce sto gioco? Ok, 11-22. Questa è l'ultima, siamo alla 22. Questa è l'ultima, scusate. Vai, ok. Vai, sì. Eccolo, 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 eccolo. E ora? E ora? Ok. E ma gli manca anche solo il cuoricino. Place heart. Nice! Ci siamo creati un amico! Che tra l'altro è Steven di Isaac. Dear best friend, last night was amazing! La lore in sostanza è: questo esserino era l'unico essere vivente sulla Terra e stava cercando un amico. Do you like me, yes or no? No, come no? Come la gocciolina sul no? Che cosa triste. No, non era tutto un sogno, mica. What the fuck? How the fuck does the Earth die twice? No. Non starò qua altre 8 ore a finire il futuro. Ora, se trago un video da questa live, posso dire nel titolo: ho finito un gioco in una sola diretta. È stato un errore, tra parentesi. Clickbait, faccia. Oh,